momento, è il momento del ritorno nelle sue vesti consuete. Reduce da una settimana quasi alla Cappella Sistina. Eh sì, una maratona porporata. Buon pomeriggio anche in occasione di oggi, che è Santo Braulio da Saragozza, al nostro maestro di Galateo, Lapo Mazza Fontana. E non c'è, buon pomeriggio, non c'è il San Don Bairo Luvamaro, piuttosto Santo Amaro Cora? Non c'è niente di tutto questo. Forse in altri giorni, in agosto, quando non andiamo in onda, per fortuna. E comunque c'è sempre ogni santi, se vogliamo. Il problema è che non si va in onda perché mi è festivo. Sì, ma poi voi cosa banfate età giovanili che non avete? Voglio dire, che ne avete due, me tre massimo, meno di me. Il problema è che lei ha vissuto talmente tante vite. E così intensamente. Così intensamente che noi... un nostro anno è un suo giorno. Facciamogli sentire gli ultimi secondi. Dai Lapo, si torna giovani, I wanna fall from the stars. Your arms. Non male, erano molto bravi. Lapo, vero? Prima di entrare in situ, che non è esattamente quello che volevo dire, prima di entrare in argomento, mi lascia sgombrare il campo da dubbi che il Galateo comunque apprezza, pratica che il Galateo apprezza. Allora, mentre Micacnal era il bambino di tre nipoti e un maggiordomo, Wikipedia dice che Billy Corgan non era il bambino, non era una balla, ma era un altro di Super Vicky, era tale Jerry Superian. Io però dica Lapo. Ma sono quelle cose che, appunto, anche qui l'età conta, sono quelle cose come Piero Pelù che cantava la sigla di Gig Robot, cioè sono quelle cose. Vabbè, così, comunque Gig Robot la sigla sarà stata dei primi anni 80. Piero non era. No, prima. Prima ancora? Che cosa? Prima. 70 Gig. 70, ma tra almeno 77, 78 minimo, cioè 79. Senta, gli ascoltatori ci dicono che questo pezzo era molto toffa. Era toffa. Toffa da Tofanello. Chi è Tofanello? Scusate. Niente, la mia. Il Rio Contra non l'ha mai bazzicato lei, maestro. No, cos'è? Ignoro tutto, rendetemi edotto. Tofanello un po' da fatturiello, via. Così. Ma poi non è vero, secondo me. Ah, neanche secondo noi. Vabbè, Lapo, qua toccherà... Ma chi è Tofanello? No, ditemi, scusa. Ma non che... è un... non è un nome proprio, è un aggettivo, per dire uno che fa tanti spinelli. Ah, ecco. Tanta lei aveva già passato quell'età lì. Ma era un termine di primi anni 80 che andava di moda tra i cinesi o tra i cinghios, che si chiamavano una volta. I cinghios, perché lui era un paninaro evidentemente. Insomma. Allora maestro, basta con queste cazzate, si renda conto che è stato obtorto collo, retrocesso da cronista vaticano a semplice maestro di Galateo, come una volta era uso essere. La prima domanda di oggi arriva da Martina via mail. Vi ricordiamo le mail al nostro maestro di Galateo, per esempio a radiopopolare.it, gli sms al 331 6214013. Allora Martina ci dice, domanda per Lapo appropriata con questo tempo: nei giorni di pioggia / neve, quando bisogna passare per vie passaggi stretti con gli ombrelli aperti, che dice il Galateo? Chi deve dare la precedenza a chi? Chi deve sollevare l'ombrello per non ficcarlo negli occhi del passante che si trova di fronte? Aggiungo io. Beh, ma che giusta domanda. Naturalmente è una questione ovviamente sia di sesso che di anzianità. Bisogna mettere il balancing su questa bilancia che naturalmente oscilla sempre da una parte e dall'altra. Se siamo una giovane donna che incrocia un signore d'età, che non stiamo parlando né di me né di Facchini né di Diegoli evidentemente, ma diciamo di età un pochettino più consistente, allora la giovane donna deve cedere lo passo, come il famoso cedete lo passo di Brancaleone alle crociate, anzi non alle crociate, di Brancaleone. Nel caso invece in cui è un giovin signore che incontra una giovin signora che non sia una bambina o un adolescente, in questo caso invece il giovin signore cede lo passo e lo passaggio dell'ombrello alla giovine donna. Nel caso del gesto dell'ombrello invece removeatur, non si può, non removeatur. Ha mantenuto qualcosa di Vaticano comunque. Anche perché io non voglio dire, non c'è nessuna, voglio dire, non sono per niente retrocesso di nulla, anzi in questo caso retrocedetur ut non removeatur, si potrebbe dire. Però poi ci saranno, appunto, avremo un florilegio di elezioni alle quali potremo partecipare.
fare. Poi fra un po' c'è anche il nuovo presidente degli Stati Uniti, fra qualche anno. E tra qualche anno, per fortuna. No, Lapo, volevo comunque renderla edotta del fatto che, essendo tornato da Città del Vaticano, ogni latinorum, cioè i tre latinorum, ripiomba nella regola dei tre latinorum il numero di telefono di una sua amica. Esatto. Quindi vada di centellinamento. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che l'unico modo per limitare il latinorum di Lapo Mazza è stato ricattarlo sulla sua agendina. O mandarlo dal Papa, sì, cioè, esatto. Allora, ancora domande via sms 331-621-4013. Se incontri un conoscente e devi aspettare il treno con lui, devi far conversazione a costo di dire idiozia o puoi restare in silenzio? No, devi fare conversazione oppure, voglio dire, giustificarsi con un improvviso attacco di colite e cambiare compartimento o vagone. Ma quella è una balla. È una balla, lo so. Il Galateo le ammette, sì. Le ammette le balle, Galateo, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte. In questo caso dobbiamo fare come nel caso della del famoso sketch di Monty Python del senso della vita, in cui dice: no, devo andare via, ho come dire le mie cose molto abbondanti. Ho un legittimo impedimento, non vorrei sporcare tutti i divani del treno. E allora è una cosa un po' trash, però è meglio così piuttosto che farsi due palle così, questo sì. Allora, se invito qualcuno a cena con un invito ormai già ben consolidato da alcuni giorni, ma quel giorno lì mi trovo indisposto, insomma, sto Mario, come si suol dire in certi ambienti nostri. Cosa faccio? Li invito lo stesso? Annullo? Oppure a quel punto, se arrivano a casa e io proprio sto per crollare, fino a che punto devo tenere duro prima di coricarmi a letto alzando bandiera bianca? Per il riposo del giusto. Ah, tu alzi la bandiera bianca coricandoti a letto? Non lo so, o sedendomi da qualche altra parte. A me capita più spesso al mattino. No, vabbè, ma in questo caso con i nostri ospiti in casa, come si fa? Come si fa? Ma in questo caso, guardate, il Galateo una volta c'è stata una leggera evoluzione, perché una volta era molto più fiscale il Galateo. Oggi si presume che comunque il piacere dello stare insieme abbia una preminenza su alcune regole fisse, cioè se vogliamo un po' annullare anche all'ultimo minuto si può fare, perché piuttosto che star male e soffrire, insomma, anche perché gli altri, si presume che nella società di una volta gli spostamenti fossero più perigliosi, magari appunto in carrozza, in landò. E per cui annullare diventava un casino per tutti. Poi per voi nobili era pericoloso attraversare la foresta con quei sacchi di pietre preziose. C'erano i predoni. Naturalmente, pensate che una volta bisognava spostarsi da una residenza all'altra e si prevedeva anche un certo viaggio, per cui insomma era complicato. Poi c'erano da mandare i dispacci per informarsi, cioè non c'era mica lo smartphone, no? Bisognava tutto organizzare. Invece oggi si cambia programma all'ultimo minuto e si va tutti quanti al locale di scambisti, insomma. Può anche essere un'occasione, no? L'annullamento di una. Mentre invece, altrettanto interessante questa cosa dal punto di vista epistemologico, cioè se noi metterci a letto e affidare ai nostri ospiti la nostra casa è altresì un gesto in realtà di grande carineria, perché significa che non è che vi sto mandando a quel paese, ma ho talmente fiducia in voi che non mi facciate fuori ovviamente l'argenteria, come dicevamo la volta delle posate scompagnate. Certo. E allora vi lascio divertirvi, anzi bevete tutto lo vino che volete e poi andiamo al locale di scambisti un altro giorno. Mescete tutto lo vino che volete. Lapo, io avevo già preannunciato in apertura di puntata che ho degli aneddoti incredibili rispetto al mio nuovo eroe di Bagordi, il mio nuovo compagno di Gozzoviglio. Se ci sta ascoltando, salutiamo con un abbraccio fortissimo Davide il salumiere di Inzago. Allora, io vado a chiedere, nella scelta del compagno del Gozzoviglio, io l'ho scelto per questo motivo. Praticamente, aprendo il portafoglio per pagare in cassa, quando compri il cocktail, aveva lui un post-it, un promemoria, un memo, con scritto: ricordati, no room. E perché questo motivo? Perché questo no room? Perché evidentemente il room gli fa fare delle cose oscene. Boh. Allora, il Galateo come regola questa cosa? Io
cioè posso essergli amico lo stesso, vero? Cioè io voglio essere amico di uno che però si deve affidare i post-it nel portafoglio per evitare di prendere troppi Cuba Libre. Ma pensi se fosse stato un post-it che gli impediva di bere tout court, allora in quel caso l'amicizia decadeva così de facto. Beh, diciamo, certo. Al secondo latino. In quel caso sapevamo che insomma essere amico di un astemio sarebbe stato veramente periglioso. Ma a proposito, scusate se divago leggermente, pure. Sì. Ma il nostro invece Papa Parabiagensi, a proposito di amici di Gozzoviglio, non si è saputo quanti ne ha presi di voti. Porca no, perché soltanto il Papa avrà in mano il verbale del conclave. Sì, un po' come il presidente di condominio. Ma sì, perché deciderà poi lui, capito? Anche se in realtà ho visto un'intervista al cardinal Ravasi che molto così in maniera trasparente raccontava cose che sono successe dentro il conclave, e anche il Papa stesso le ha raccontate quando ha detto come ha scelto il nome, quindi arrivano, tornando in argomento, altri SMS 331-621-4013, io non so se me la sento di leggerlo. Perché? Ma sì. Allora, però solo sì o no. Abbiamo un minuto, secondo me possiamo dedicare l'ultimo minuto. Sono andato domanda. A casa di amici, ho usato il bagno. Nel WC c'erano avanzi. Oh. Ho tirato l'acqua. Ho fatto bene o no? Senza dire niente, ha detto. Certo. Solo fare, sì o no? Ma sì, cioè cosa voleva fare? Senti, invece voglio tornare a rincarare la tosse. Voglio tornare a Davide il salumiere di Inzago. Ancora? Sì. L'altra cosa che ha fatto, lui voleva risparmiare dei soldi sul guardaroba. E quindi, pur essendo una serata fredda, è uscito senza giubbotto dalla ma macchina. Ma questo è da psicologo, non è da maestro di Galateo. Cioè... Poi però aveva paura che gli venisse il colon irritabile. E quindi per il freddo. E allora ha preso, giuro, è vero, preventivamente due Imodium. Io voglio sapere una cosa. Se ci fosse stato in compagnia un dottore, cosa avrebbe dovuto fare? Se ci fosse stato. Ma siamo sicuri innanzitutto che, essendo magari appartenente alla categoria già citata dei Cinghios o dei cinesi, invece nel portafoglio non aveva il biglietto no Timberland, e allora non aveva neanche un giaccone Timberland da mettere? Non lo so, azzardo questa ipotesi fantasiosa. Nel caso invece del medico, io avrei consigliato dello Xanax, non so, quella roba pesante. Per tranquillizzarlo. E però secondo me sul compagno di bagordo ideale lo Xanax va a influire, e poi ricordatevi, psicofarmaci e alcolici insieme, mai. No, mai. Se ci fosse un medico. Tante rockstar sono morte per questa cosa. E muore anche in questo momento la rubrica di oggi dedicata al... Si rinnova di nuovo anche nelle case di tutti i nostri amati radioascoltatori. Lunedì prossimo. Ciao. Ciao.